La paura, l'incertezza e il dubbio sono tre emozioni interessanti. Ci tengono sul chi va là, ci fanno prendere decisioni e anche immediate. Non pensate che sia un ottimo modo per venderci qualcosa? Negli anni 70 Gene Amdahl decise di uscire dalla IBM per fondare una propria compagnia, la Control Data Corporation, e presentò un sistema, il CDC 6006, che aveva prestazioni 10 volte superiori a qualsiasi macchina dell'IBM dell'epoca. L'IBM chiaramente non stette a guardare, cercò di elaborare un sistema che avesse perlomeno le stesse prestazioni del CDC 6006, ma non ci riuscirono. Cosa fecero allora i furboni della IBM? Dichiararono che era in uscita il Model 92, un sistema che era perfettamente integrabile con tutti i sistemi IBM dell'epoca. La notizia non era vera, semplicemente indusse uno stato di dubbio e di incertezza nel potenziale mercato americano dell'epoca, che indusse le persone ad aspettare, quindi a non acquistare il CDC 6006. La Control Data Corporation presentò una denuncia all'antitrust americano e la IBM fu multata per 600 milioni di dollari. Questa piccola storiella ve l'ho detta per farvi capire il momento in cui nacque il FUD, una tecnica di marketing ben precisa, basata sulla paura, sull'incertezza e sul dubbio. Instillare nella mente delle persone un dubbio, una paura o un'incertezza su un prodotto di un'azienda concorrente o su di una sostanza o di un piccolo particolare adottato da un'azienda concorrente può far sì che voi non acquistiate quei prodotti. Un esempio pratico è la guerra all'olio di palma. Quanto ci sia di vero dietro questa guerra all'olio di palma non ci è dato saperlo veramente. Io so sicuramente che l'olio di palma, come tutti gli oli vegetali, è formato da un insieme di acidi grassi. Ma il dubbio che sorge a me è che questa guerra all'olio di palma sia nata per fare la guerra a un'azienda precisa, assoluta dominatrice del mercato. Allora forse è proprio questa la chiave. Per fare la guerra ai prodotti che dominano il mercato c'è bisogno di screditare alcuni di questi prodotti. E quale arma migliore per screditarli se non creare terrore verso alcune sostanze che compongono questi prodotti? Ora, se la vediamo nel nostro campo, il campo cosmetico, notate che questa guerra è più viva e vegeta che mai. Si leggono tantissimi prodotti che non contengono questo, che non contengono quello. Molte volte dietro questo terrorismo non c'è una vera base scientifica. Allora, i miei tre consigli per difendervi dal FUD sono molto semplici. Il primo è informarvi. Informarvi perché la conoscenza genera consapevolezza e vi farà prendere decisioni migliori. Il secondo consiglio è chiedere alle aziende perché hanno rinunciato a quella data sostanza e se l'efficacia del prodotto è la stessa. Il terzo consiglio è controllate in questo sito. Ci sono tutte le sostanze che vengono utilizzate in cosmesi e il loro eventuale limite di utilizzo. In cosmesi esistono decine di migliaia di sostanze che vengono utilizzate per formare un prodotto. Ognuna di queste sostanze ha una precisa documentazione scientifica e l'eventuale limite di utilizzo perché non arrechi danno all'uomo. Quindi, in conclusione, non prendete decisioni per la paura o l'incertezza, prendete decisioni perché siete consapevoli. Alla prossima!